Diciamolo chiaro, senza mezzi termini, a scuola o anche in un centro educativo i bambini, i ragazzi imparano dai loro coetanei, dai loro compagni, non dagli insegnanti. Usciamo dai luoghi comuni, non è l'insegnante che può insegnare, perché comunque il suo cervello è estremamente lontano dal mondo infantile, tanto più da quello adolescenziale. Occorre che semmai l'insegnante costruisca delle occasioni di apprendimento, ma di che tipo? Apprendimento sociale, dove ci sia interazione, condivisione, dove ci sia osmosi, dove il clima sia un clima dove si possa collaborare, dove si possa anche in un certo senso competere, ma dove comunque lo scambio sia la matrice principale. Non ci interessa nel mio metodo che gli alunni ascoltino, ci interessa che lavorino tra di loro per imparare.